La nostra scheda di oggi del caso si riferisce a qualcosa di molto particolare. Ormai non si fa altro che parlare in giro di questo record del tedesco Gerd Müller, che avrebbe segnato nell'arco di un anno solare 85 reti, quindi in un solo anno, cosa che è stata invece poi nettamente superata, sembrerebbe, dal campione argentino Lionel Messi del Barcellona. Ma esiste un altro calciatore che avrebbe fatto meglio di entrambi, e pensate, già dal 1972. Molti di voi non sapranno chi è, ma si tratta di un centravanti di sfondamento dello Zambia del 1972. Ebbene, questo calciatore avrebbe segnato nella stagione dell'anno solare 1972 ben 107 reti. Secondo addirittura delle fonti zambiane sarebbero 116, ma comunque 107 sarebbero i gol ufficializzati. La FIFA non vuole saperne di nulla, né di Müller, né di Messi e né di Citavu, tantomeno. Ma qualcosa potrebbe muoversi a breve. Intanto noi di Calciomondo ci sentiamo quasi in dovere di fare un omaggio a Citavu, scoprendo cosa c'è dietro un record così sensazionale e non riconosciuto, e allo stesso tempo poi andiamo a rivolgerci ad un ex grande calciatore dello Zambia, che è Charles Musonda, il quale ci ha gentilmente concesso una breve intervista proprio sull'argomento, e scopriamo insieme eventualmente qualche altra novità su questo astro del calcio zambiano. Bisogna ricordare che Musonda è stato anche un miracolato in senso stretto, perché purtroppo il bomber di cui dicevamo prima perì come assistente allenatore della nazionale zambiana, che perì appunto come successe tragicamente in Italia al grande Torino, anche al Manchester United negli anni 60, per un disastro aereo. E questo purtroppo successe anche a Citavu, che era, abbiamo detto, un assistente della nazionale zambiana, che doveva recarsi per disputare un'eliminatoria per i mondiali del 94 in Senegal. L'aereo purtroppo cadde in mare al largo del Gabon e perirono numerosi giocatori della nazionale. Musonda si salvò semplicemente perché lui giocava nell'Anderlecht di Bruxelles, dove è ancora uno dei dirigenti, e in quel momento era infortunato ad un ginocchio e quindi non fece parte di quella spedizione purtroppo così drammatica, così tragica. Un fatto di base è sorto improvvisamente nel mondo del calcio internazionale con l'avvento dell'argentino Messi, con una strepitosa stagione 2012 dove ha firmato più di 90 gol, superando il record del tedesco Gerd Müller con 85 reti, un record riconosciuto dall'UEFA. Ma esiste un'altra questione dietro tutto ciò. Nello stesso anno di Müller, 1972, Godfred Citalu dello Zambia segnò 107 reti. Purtroppo Citalu, appartenendo ad un paese nel cuore dell'Africa dove le registrazioni non erano così affidabili, ha dovuto aspettare e deve ancora lottare per il riconoscimento del suo successo. Così si è mossa anche la Federcalcio zambiana contro la FIFA per poter vedere riconosciuto il suo bomber, il suo eroe della storia del proprio calcio a livello internazionale. Citalu era nato nel 1947, è stato un bomber dei grandi club dello Zambia prima di arrivare in nazionale, dove segnò un sacco di reti. E davvero il suo record è importante. Una volta che divenne allenatore in seconda della nazionale, purtroppo perì nella sciagura aerea della nazionale zambiana nel 1993. Proprio in queste settimane si sta muovendo la Federcalcio zambiana per rendere onore al proprio attaccante, che ha tutto per poter dimostrare, secondo loro, di aver segnato tanti gol più di Messi nella sola annata 1972. Citalu si è dimostrato essere comunque un ariete prolifico, era soprannominato UCAR proprio perché era una sorta di sfondareti. È stato una bandiera anche della sua nazionale, dove ha giocato anche in Coppa d'Africa praticamente fino al 1981, a ben 32 anni inoltrati. Vedremo adesso chi avrà ragione. Welcome Charlie. What about Benvenuto Charlie. Che si dice circa il record di gol della leggenda dello Zambia, Godfrey Citalu, un record non ancora riconosciuto dalla FIFA?
Noi cerchiamo soltanto di mettere alta l'attenzione della FIFA riguardo quella stagione 1972 in Zambia. Facendo attenzione ai record, bisogna dire che non è stata nemmeno l'unica stagione in cui Citavu segnò il massimo dei gol in quella stagione. Tutti i gol furono segnati solo in una stagione, giusto in una stagione? Nella stagione 1971 segnò già 86 reti, nella successiva del 1972 107 reti. E comprende il campionato, comprende le partite di coppe internazionali, quello che adesso si chiamano Champions League o Coppa dei Campioni, comprendono le partite nazionali dello Zambia, compreso addirittura un amichevole contro i britannici dello Sheffield United. E questo record del 1972 è stato ufficializzato e registrato dall'Associazione Zambiana di Calcio. Ma perché questo record poi non è stato ancora riconosciuto dalla FIFA, secondo te? Sì, penso che sia una questione che stiamo cercando di portare avanti alle autorità massime calcistiche internazionali. È una questione di tutte le registrazioni che abbiamo, dei gol, insomma, tutto veramente registrato. Ma dato il record ventilato per l'argentino Messi, sei sicuro del record di Citavu? Noi non mettiamo assolutamente in discussione il record di Messi, un fantastico giocatore, un grandissimo giocatore. E credo che un po' tutti nel mondo siamo colpiti dai grandi successi dell'argentino. Ma noi abbiamo un altro record, ma è proprio la mancanza di riconoscimento di questi record che sono sull'agenda quotidiana. Sì, pertanto l'Associazione Calcistica Zambiana ha mandato una comunicazione ufficiale alla FIFA, ma con questo cosa si pensa di ottenere? Non c'è proprio questione da porre, ci sono state molte persone che sono venute da noi all'Associazione Zambiana a chiederci se avessimo avuto mai dei record da registrare in modo adeguato. Sì, noi abbiamo tutto, abbiamo i gol che sono stati segnati, è tutto assolutamente alla luce del sole, tutto assolutamente regolare. Non è questione di verificare se Citavu effettivamente segnò quelle reti, perché effettivamente ci sono prove per tutto. I gol furono segnati da lui, è semmai una questione di poter riconoscere quelli che sono i meriti di un calciatore. Noi stiamo inviando una comunicazione ufficiale a Mr. Jerome Valk, il segretario generale della FIFA, che dovrà interessarsi sul campo della materia. E la FIFA ha già risposto? Innanzitutto noi non stiamo dando un'occhiata intorno a noi, stiamo pensando soltanto a noi, e effettivamente tutto il mondo ormai sta pensando al record che fosse dell'argentino Messi, ma noi abbiamo un altro record da far registrare e faremo di tutto per far valere le nostre opinioni. Vogliamo soltanto che sia chiara una cosa: il più grande record di gol segnati in solo una stagione annuale è un record che appartiene ad un africano, a Godfrey Citavu, e considerando anche le reti che Citavu ha segnato nel campionato zambiano. Ovviamente qui in Italia nessuno conosce Citavu a differenza di Gerd Müller o Lionel Messi. Potresti brevemente descriverci che tipo di calciatore è stato nel mondo calcistico zambiano? Per la FIFA ci sono sempre, ma in realtà ce n'è solo una, il fatto che Godfrey ha segnato effettivamente 107 gol. Bene, Godfrey è stato una vera e propria macchina da reti nell'ambito zambiano. Ne ho parlato anche con Kalusha Bualia, che sarebbe il presidente della Federcalcio zambiana, e ha confermato quello che ricorda del suo amico Civato. E anche Bualia ha sottolineato che non ci sono dubbi sui 107 gol. È stato un grande giocatore dello Zambia di quegli anni, è stato un grande goleador e lui lo ha conosciuto durante le campagne effettuate con la nazionale zambiana e può giurare su quell'uomo. Ok Charlie, thank you for all and Merry Christmas and Happy New Year. I wish everybody Happy New Year.